Buonasera, buonasera cari ascoltatori di Radio Digitale e TV Digitale. Bentrovati per questo nuovo appuntamento di oggi, venerdì 26 giugno 2020, con la nostra rubrica, il nostro contenitore di tutto quanto fa spettacolo, Spettacorlando. Spettacorlando che, nonostante le temperature siano più da mare più che da mare, che così vita continuativa tra le nostre mura domestiche, però noi, come vedete, non siamo ancora sulla battigia, non siamo ai 2000 metri in alta montagna ad ossigenarci, ma siamo qui con voi per una nuova puntata, una nuova puntata che sono molto contento di andare chiaramente ad illustrarvi, perché anche oggi avremo ospiti di grandissimo lignaggio, come si diceva e come dicevano quelli che parlavano o parlano ancora bene, insomma. E perché dico questo? Perché, oltre al nostro amico, diciamo, di ogni venerdì, un amico oramai che è un appuntamento fisso, che parlo appunto di Andrea Fantoni, che non è più un ospite, ma è ormai parte integrante di questa trasmissione. Avremo il piacere, l'onore di ospitare tra pochi minuti qui su Radio TV Digitale, niente po' di meno che una delle migliori attrici che il panorama cinematografico, e non solo cinematografico, ci propone al momento attuale. E sto parlando di Paola Lavini. Ma di Paola Lavini, appunto, tra poco parleremo e illustreremo la sua carriera in continua e meritata, aggiungo, ascesa. E quindi volevo semplicemente, prima di andare appunto a interagire con la nostra ospite, ricordarvi che adesso stanno iniziando le proiezioni all'aperto dei film, in attesa che di trovare, insomma, una collocazione, una connotazione, una regolamentazione che permetta di riappropriare il pubblico, di riappropriarsi ai cinema e ai teatri. Le arene estive, intanto, sono una, diciamo così, una ottima, non alternativa, ma un'ottima soluzione per coloro che vogliono riprendere confidenza con il grandissimo schermo del cinema, perché, come ben voi sapete, durante questo lockdown il cinema, la musica, la TV anche ci hanno tenuto ovviamente compagnia, ci hanno tenuto quasi per mano, hanno aiutato tanti di noi a sopportare meglio questa, diciamo così, questa situazione totalmente nuova per tutti noi, totalmente nuova perché nessuno ha mai vissuto, almeno noi, negli ultimi 100 anni, una situazione di questo genere, al di là di coloro che hanno dovuto sopportare un paio di guerre mondiali. E il cinema, gli spettacoli, la musica ci hanno tenuto compagnia, ma ci hanno tenuto compagnia ovviamente dagli schermi più o meno grandi di ogni casa, di ogni famiglia, e chiaramente adesso la possibilità di goderci una serata al fresco, chi abita in città, non solo a Bologna, ma nella stragrande maggioranza delle città italiane oggi, a meno che non stia a 1000 metri d'altezza, si rende conto di quello che sto dicendo, perché oggi è stata una giornata veramente torrida, e per consolarci, tra virgolette, c'è un'allerta meteo per il giorno 28, vale a dire
tra un paio di giorni un'allerta meteo perché le temperature non solo potranno salire, ma ci sarà anche una percezione del calore ancora più elevata. Quindi coraggio, adesso chiaramente è iniziata anche l'estate dal punto di vista non solo meteorologico, ma anche del calendario, per cui è anche naturale e anche normale che ci sia appunto una situazione, diciamo, di caldo naturale, Quindi anche perché coraggio. si attende sempre l'estate, appunto tutto l'anno, poi quando arriva lamentarsi e lamentarci può sembrare, insomma, un po' un filino anche fuori luogo. Per cui cerchiamo di gestirlo, cerchiamo di gestire questo momento al meglio, sapendo che appunto fra un paio di giorni ci sarà uno dei primi picchi, diciamo così, e quindi siamo e stiamo tutti pronti a qualsiasi evenienza. E quindi adesso alle 20:06, quasi 07, io vado senza altro indugio a cercare appunto la nostra ospite, e quindi tra pochi secondi saremo in collegamento telefonico con lei in diretta. Eccoci Paola, siamo in diretta. Dicevo, ho fatto una brevissima presentazione di Paola Lavini, ma volevo innanzitutto non solo e ne parleremo diffusamente, congratularmi con te per questa grande, grossa novità della quale parleremo tra pochi istanti, ma volevo sottolineare tutta la mia soddisfazione e anche gioia di avere non solo una collega, ma anche un'amica e, dicevo, in sede di presentazioni, a mio modesto avviso, e non solo mio, una delle migliori rappresentanti del cinema al femminile che abbiamo attualmente in Italia. Buonasera Paola Lavini. Questa presentazione, detto da te che sei un collega, che stai anche tu nel nostro film, grazie per i complimenti che fanno tutti. Allora, dopo del film parleremo in maniera diffusa. Io innanzitutto voglio ringraziare Paola perché ci ha dedicato questo spazio, quindi grazie da parte di noi di Radio TV Digitale, perché la tua presenza è veramente non solo gradita, ma è proprio con grande spirito di amicizia che hai accettato questo mio invito, e questo mi fa ancora più enormemente piacere. So che hai un impegno, quindi questo denota ancora di più la tua grande non solo professionalità, ma anche carineria. E io ti do quattro titoli così al volo, dopodiché cominciamo a parlarne. Anime nere, corpo celeste, tempo instabile con probabili schiarite, e volevo nascondermi. Da quale vuoi cominciare? Esattamente, un film che tra nel quale tra l'altro tu hai lavorato con un altro mio grande amico e che abbiamo avuto ospite qualche settimana prima di te, vale a dire Fabrizio Ferracane. Parlaci di questa. Eh sì, abbiamo avuto anche Fabrizio, questa è un'altra delle perle che possiamo aggiungere alla nostra collana. La nostra è una trasmissione che parla di spettacolo su una TV e radio digitale, ma cerca comunque nella sua diciamo semplicità di portare dei personaggi, dei rappresentanti che stanno dando lustro a questa
a questa nostra arte e sicuramente parlando di te e di Fabrizio Ferracane, questo problema appunto non sussiste in quanto a qualità e diciamo così, e performance. È un film. Possiamo dire, Paola, che adesso, e dopo parleremo fra un attimo di Anime Nere di Francesco Munzi, che comunque si può quasi associare in un certo senso la vostra carriera, nel senso che è una carriera che, di bravissimi attori che vengono dalla gavetta, ma quella vera, quella veramente che parte dal teatro e comunque di anni e anni di gavetta, e finalmente c'è un riconoscimento a tutti i livelli con la dimostrazione dell'attenzione di grandi e quotati registi al lavoro, alla dedizione, non solo alla passione, ma anche, mi permetto di dire, al grande talento che finalmente viene riconosciuto. Io parlo anche come donna, devo dire che sono molto contenta, nel senso che, come hai detto tu, a volte abbiamo meno possibilità, forse noi donne, abbiamo meno ruoli, meno, o forse a volte anche un po' meno ampi, diciamo. E quindi questa candidatura, di cui parlerai dopo, è sicuramente una conferma per quanto mi riguarda e forse insomma, riguarda, voglio dire, anche un omaggio insomma, al team, ma anche al mio percorso. È importante, assolutamente. Paragonarla alla carriera di Fabrizio Ferracane mi fa molto piacere perché condivido assolutamente tutto il suo percorso, forse dalla cantina in cui abbiamo cominciato a lavorare, io personalmente anche in parrocchia, i primi passi, poi al teatro che comunque non si abbandona mai, io ho fatto forse rispetto a lui, lui ha fatto tanta prosa, io molto musical, per poi arrivare al grande cinema, ai grandi autori. Che ci stanno dando grandi soddisfazioni, forse a cui anche noi diamo grandi soddisfazioni, questo sì. Poi non... Fabrizio ci tengo particolarmente, quindi per me sì, quello che dici. E sono giusti riconoscimenti a delle carriere, diciamo a delle, non solo carriere, ma proprio voglia di fare veramente il nostro mestiere, quindi dall'inizio, fin da quando eravamo ragazzi. E la cosa bella, la favola bella è che è proprio, parlando sempre di similitudini di carriere, è proprio venuto in maniera molto, molto naturale, cioè c'è il lavoro, c'è la dedizione, c'è lo sporcarsi le mani, mi verrebbe da dire Paola, con determinati ruoli, determinati lavori, senza per questo negarsi, diciamo così, senza tra virgolette vergognarsi del ruolo appunto del fatto di fare teatro piuttosto che cinema, eccetera, eccetera, e poi finalmente il riconoscimento ad alto livello, e questo è un bel segnale anche per il cinema italiano, che spesso e volentieri, non sempre, ha tenuto il vero talento, e lo dico io, in giusta considerazione, che non ho paura neanche del diavolo, per cui dico, non sempre in Italia il vero talento è stato premiato, ci sono state altre dinamiche, si è dato la precedenza ad altre, diciamo così, modi di pensare anche il cinema, e ne abbiamo pagato dazio, e adesso fortunatamente questi sono due esempi invece che si sta cercando di cambiare direzione. E Anime Nere, secondo me, è stato proprio, anche se vogliamo, se sei d'accordo con il sottoscritto, anche uno spartiacque, non solo della tua carriera, ma anche come modo di ascoltare il cinema, cioè vale a dire un film che fa veramente un successo strepitoso senza essere un film, diciamo così, che viene diciamo con un budget straordinario, diciamo da una major, eccetera, eccetera. Allora, Anime Nere è stato un parto, secondo me, per tutti,
lavorato poi successivamente in un altro progetto, ha comunque una voglia di fare il suo cinema e lo difende veramente dall'inizio alla fine. Quindi è stato un prodotto che lui ha portato a termine anche con delle difficoltà, insomma, perché ha sempre difeso un suo modo di lavorare. E quindi questo film, diciamo, Anime Nere, in realtà, ti dico la verità, all'inizio è andato a Venezia, è andato in alcuni festival, comunque è stato distribuito, ma il vero successo è stato all'estero, all'inizio, nel senso che poi questo tipo di nostro cinema italiano piace molto all'estero, perché è stato definito un western, no? In un qualche modo, un Sì. western italiano, che no, è un genere che piace in America, peraltro il dialetto calabrese, insomma, quindi è andato molto bene poi in America ed è tornato un vincitore in Italia, è tornato a uscire nelle sale dopo aver vinto tanti David di Donatello, quindi non è stato un percorso così lineare, un po' come forse la carriera mia e di Fabrizio, che insomma ci stiamo impegnando molto affinché possiamo essere conosciuti. Devo dire che Monzi e il suo Anime Nere adesso entrambi rimarranno, mi dicono tutti, nella storia. Io ogni volta che incontro qualcuno, ah, ma tu hai fatto Anime Nere, ah, ma tu sei quella di Anime Nere, per cui sicuramente oggi è riconosciuto. Ma lì durante, lo sappiamo noi che l'abbiamo fatto, non è stato così semplice. Quindi voglio dire, è un percorso anche quello di Francesco Monzi, che abbraccia lui, lo abbraccia perché sa benissimo che vuole fare il proprio cinema, e non sempre fare il proprio cinema è così semplice. E diciamo che sono da applaudire i registi italiani che hanno questo coraggio, perché come vediamo nelle grandi rassegne, Berlino, tanto per fare un esempio, ma dopo su Berlino ci torneremo, ma anche per esempio Cannes, cioè vale a dire i festival, per arrivare anche a Locarno, i festival più importanti del mondo, danno attenzione non tanto al nome quanto alla qualità delle cose, cosa che noi un po' avevamo nel corso degli anni smarrito, meravigliandoci poi che il cinema italiano avesse preso una china discendente. Quindi ben vengano questi autori come Francesco Munzi che hanno il coraggio, come dicevi giustamente te, di fare il proprio cinema, rischiando e dovendo anche emigrare, tra virgolette, all'estero per avere riconoscimenti, ritornando da figlio il prodigo e poi avendo il giusto riconoscimento in patria. Diciamo che sarebbe stato meglio se, però accettiamo anche questo, va bene così, speriamo semplicemente che il cinema italiano ne prenda, ne tragga una giusta lezione. E poi continuiamo con Corpo Celeste di Alice Rohrwacher. Un'altra avventura molto bella in calabrese, diciamolo che insomma io faccio il Davide Leggi, ma mi hanno preso spesso data la mia facciuzza come calabrese, come donna del sud, in particolare la Calabria, dove io comunque odio i parenti anche in Campania, per cui mi hanno scritturato in diversi progetti. Questi due sono entrambi totalmente e fortemente calabresi, calabresi, a questo punto ci parla calabrese, perché altrimenti non si capisce niente. Grandissima. Spieghiamolo, scusa Paola. Perché io dico perché poi volevo È nascondermi, sono certo. marito Calabria, ma sei Reggio Emilia, Esatto. ecco. Diciamolo anche che Paola Lavini parla correttamente, oltre che inglese, francese, tedesco, spagnolo, parla il calabrese, l'emiliano romagnolo, il campano, il marchigiano, il sardo, cioè una miriade di dialetti. Ecco. Beh, è un grande talento. Sì, anche perché se loro vanno a leggersi nata a Modena e poi ti sentono parlare in calabrese, uno si innamora immediatamente di Paola Lavini, artisticamente.
mamma del Sud. Ecco, in questo modo. Così, diciamo così, sei stato un artefice di una traballante unità d'Italia, se vogliamo essere Sì, ma così. il che è vero, sai, a volte poi tu lo sai meglio di me, che se non sei del posto, a volte Eh sì. dicono, vabbè, lo fai bene, diretto, ma invece nel mio caso si stanno accorgendo nel tempo che sono una che proprio improvvisa nei dialetti che studia. Sono, ribadisco, uno studio, però poi mi rimangono molto naturali, tant'è che appunto, come vedi, lo posso parlare anche direttamente con te. Detto ciò, Corpo Celeste, che è arrivato, diciamo, prima di Animenere, non Sì, siamo in ordine, diciamo, di no, 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 apertura. in Corpo Celeste ordine l'hai anche rigorosamente sparso, ho messo. il Corpo Celeste è l'opera prima della grande Alice Rohrwacher, che aveva solamente, se non ricordo male, 28 anni, ed è stata una interessante esperienza positiva. Sono felicissima intanto di aver lavorato con Alice, perché è un'opera prima, quindi nessuno sapeva come Bravissima, avrebbe lavorato, no? certo. Perché era comunque all'epoca la sorella La di Alice sorella di Rohrwacher. Alba, sì, bravissima, è vero, è vero, è vero. Ecco, per cui in realtà è praticamente un carro armato, è fantastica, è una che sa esattamente quello che vuole, secondo me lo sapeva da quando è nata, per cui in età giovane aveva molto chiare le idee sul film che voleva fare, e quando ne ha scelta, non, io ho finto scusatamente di essere calabrese doc. Ma Ovviamente. no, vabbè, però ovviamente poi ci siamo parlati, io poi in Certo. quel periodo era una delle prime cose che facevo in calabrese, molto, anche se quello di Corpo Celeste non è dialetto, è una cadenza Sì, calabrese, sì. mentre Animenere è proprio un dialetto stretto E stretto, quello è con i strepitoso, sottotitoli, veramente. Sì. ecco. Per cui mi scelse per così, molto, non dico facilmente, però fece un provino ed ero per lei perfetta per quella parte di donna fortunata. Una donna tigrata, una donna molto calabrese nel senso esteriore, di una donna che vuole apparire, e una donna popolo, del popolo comunque, che vuole sempre avere questa, diciamo, questa, essere bella, essere di buona famiglia, cosa che non eravamo, tant'è che insomma viene fuori nel film, siamo comunque una famiglia, diciamo, abbastanza legata, non di certo alla borghesia, però insomma l'esterità, la chiesa, tutto quello che è importante per essere al di fuori riconosciuti, ecco, questa mia donna fortunata lo ha sempre proposto. Quindi accettiamo, accogliamo questa, perché poi la protagonista è una bambina che torna dalla Svizzera, torna in Calabria, e insomma zia reggitana o regina, come meglio si vuole dire, che l'accoglie, e quindi sono inorridita di questa ipotesi così diversa, perché comunque cresciuta in Svizzera, quindi con principi diversi, mentre ci sono spesso i miei dogmi, sono bisogna far la crescita, bisogna che tu diventi in questo modo, bisogna perché gli altri cosa pensano di noi, quindi sono un po' una donna, un po' rompiscatole, diciamo, per quanto riguarda questa bambina. Lavorare con Alice, tutto questo, questa troupe, tra l'altro una direttore della fotografia molto, è una donna importantissima, brava, quindi è un set molto femminile, ma molto operaio, nel senso che veramente Alice non si fa scappare nulla. Voleva il suo film, anche lei l'ha fatto, infatti anche con questo, che era l'opera prima, siamo andati alla Kinzen, a Cannes, alla Kinzen di Realizzazione, che vuol dire la quindicina dei migliori registi di opere prime Esatto. nel mondo, e quindi Alice in pratica ha fatto tre film, e con tre film è andata a Cannes, dal primo film, Scusate ecco, se poco, e ovviamente. si è tolta Sì, quella patina di sorella di Alba, che salutiamo, grandissima. decisamente. Esatto. Tra l'altro se lo merita, perché ha veramente un percorso suo, viene dal documentario, viene da una, insomma, che lavora sodo, è una che lavora sodo, Diciamo così, quindi Paola, diciamo che che la matrice teutonica. Diciamo, per quanto non si debbano dare delle etichette, non sempre le etichette sono appropriate, però diciamo che per quanto riguarda la perseveranza, la costanza, la capacità di, anche di sacrificio, e come dico sempre io, unite a un inevitabile talento, ha fatto sì che poi, come dici tu, tre film e tre volte a Cannes. Insomma, non è casuale, ecco, non è casuale. ma come vedi il nostro cinema, io lo dico sempre, è molto apprezzato all'estero, più della sensazione che ne abbiamo, quindi questo tipo di cinema che chiamiamo d'autore, che io faccio principalmente, ma
non per scelta, ma perché alla fine a me piacciono anche le commedie, intendiamoci, poi ne parleremo, sono fatte diverse, ma insomma, però ho fatto più cinema d'autore. È un cinema che è molto apprezzato all'estero, in Francia, ma appunto, come dicevo prima, in America. Quindi a volte credo, dato che anche tu sei molto sincero, dovremmo apprezzarci noi in primis, ma lo sappiamo che siamo un paese così, che siamo un po' poco coraggiosi, e poi quando ci riconoscono all'estero invece poi siamo, insomma, siamo felici, però in realtà siamo molto più riconosciuti di quello che non pensiamo. No, assolutamente. Io quello che imputo al cinema italiano, sempre per avere peli sulla lingua, è che appunto alle volte questo coraggio andrebbe supportato, e dispiace vedere che magari c'è un'attenzione di ritorno. Ecco, cioè, vale a dire, tu intendo autore, tu regista non conosciuto o comunque agli albori, ti fai un mazzo tanto, per usare un francesismo, per riuscire a fare il tuo film, non dico nell'indifferenza generale, ma con tante difficoltà. Poi arriva il riconoscimento appunto dall'America, da Cannes, da Berlino, eccetera, eccetera. Allora, guarda un po' che bel film. Ecco, basterebbe semplicemente magari guardare un attimo un po' più in fino. Poi dopodiché non è, cioè, ci vuole anche, per carità, la commedia. Giustamente la commedia dà lavoro a tantissime persone, e non sono certo io quello che si meraviglia o critica ciò, però teniamo presente che se poi, quando varchiamo le Alpi con questi prodotti, e questi prodotti lasciano a bocca aperta dei critici, anche dei festival, diciamo piuttosto severi nei loro giudizi, beh, insomma, questo dà da pensare, e quindi il mio augurio, come dicevo prima, è che ci sia una sempre maggiore attenzione a questo tipo di cinema, senza assolutamente rinnegare quello che dà da mangiare, dà il pane a tante famigliole. Passiamo a tempo instabile con probabili schiarite, che, visto e considerato anche la situazione attuale, potrebbe essere, diciamo, molto un tema. Tempo instabile è stato un film, non so perché l'hai scelto, ma ci sarà sicuramente un motivo. Segue un percorso un po' diverso, perché invece è una commedia, anche se è stato anche questo, dato che c'era regia Marco Pontecorvo, Turturro, quindi c'erano forse un po' le caratteristiche per la distribuzione di poter essere un film d'autore, è stato distribuito come cinema d'autore, ma in realtà era ed è una commedia particolare, perché Marco Pontecorvo ha avuto delle idee particolari, però diciamo i protagonisti assoluti sono Luca Zingaretti e Lillo Petrolo, insomma Lillo. Sì, sì, sì. E quindi in realtà i toni della commedia, diciamo, di provincia, abbiamo girato nel pesarese con un altro dialetto ancora, un'altra cadenza, che è un po' simile alla nostra, ma è oltre, è da Marche, quindi sì, abbiamo dovuto sì. fare una ricerca anche su quello, perché abbiamo tutti studiato con un coach il pesarese, che ha, poi mi sono accorta nel tempo che effettivamente ha una diversità rispetto al romagnolo. È un dialetto, se mi consenti Paola, di confine, nel senso che non è assolutamente un marchigiano, non è però nemmeno un romagnolo, è un po' il dialetto di Valentino Rossi, pertanto, per intenderci, ecco, che è quella via di mezzo, che chiaramente all'orecchio magari non esperto e financo distratto può sembrare un romagnolo. Ovviamente non sfugge al romagnolo vero, e men che meno è un marchigiano, è un dialetto di confine, appunto. Sì, e anche questa è una bella esperienza, un bel ruolo in un con ci sono anche con Lorenzo Indovina, con cui ho fatto Il Miracolo, peraltro la serie sempre con Reggio Una Monti, serie Amici, dove Una serie, Paola, scusami, adesso faccio una annotazione personale, dove mia moglie ti ha amato tantissimo, e lei proprio se l'è vista, proprio l'ha amata alla follia, e ovviamente ha amato il tuo personaggio in modo particolare. E quindi la salutiamo, perché sarà sì. in ascolto, o ci vedrà, insomma, in un qualche modo. E dai, è una serie a cui sono affezionatissima anch'io, perché anche questi sono tutti esperimenti, quelli di cui stiamo parlando, molto innovativi e molto coraggiosi, per cui
perché tutto ruoterà in questa commedia intorno al petrolio, perché poi c'è l'ipotesi che proprio nella zona in cui noi siamo e produciamo le cose che produciamo in questa cooperativa, in realtà siamo tutti lì per lì, se chiudiamo o meno, perché non c'è molto da lavorare. E in realtà poi pare all'interno del film che proprio in quel nostro capannone ci sia del petrolio, infatti arriva Tortoro dall'America a fare un'analisi se veramente sottoterra ci fosse il petrolio, è una parte poi alla fine di Operai che si era con Luca Zingaretti, l'altra parte con Lillo e vabbè ne vengono fuori che sono i due amici diciamo protagonisti del film, ricordiamo che c'è anche Carolina Crescentini e poi vabbè, è una commedia che insomma, diventa molto divertente, l'epilogo è molto bello, alla fine tutti ci vogliamo bene, ognuno trova la propria strada. E anche qui ho fatto per mangiare una bella donna con i miei sogni, perché poi tutti noi operai che non guadagniamo tanto, però abbiamo con questa idea che abbiamo trovato il petrolio, Eh certo, sogniamo, sogniamo, insomma, una vita sogniamo di fare diversa. delle vacanze. Delle vacanze all'estero, insomma, ognuno di noi poi persegue, prosegue un sogno che chissà se diventerà realtà. Questo te lo lascio come enigma. Ti vorrei chiedere perché l'hai scelta, perché non mi Adesso, fanno mai domande su quel film. l'ho scelto perché è proprio diciamo così, la sintesi di quello che è. Non solo la carriera, ma la capacità espressiva di Paola Lavini. Cioè, secondo il mio modestissimo avviso, un attore, un'attrice deve saper interpretare qualsiasi tipo di ruolo per essere tale. Cioè, vale a dire, non è che c'è un ruolo preferito, amo fare solo questo, preferisco fare quello. Una vera attrice, un vero attore deve sapere spaziare a 360 gradi e per questo motivo questa è la dimostrazione di come Paola Lavini possa passare da un ruolo all'altro, da un dialetto all'altro, da una lingua all'altra con grande duttilità e questo, se mi permetti, lo dico sempre io, è riservato solamente a chi del talento ne ha veramente, veramente tanto. Ma niente, mi sembra proprio non che non solo doveroso, ma che sia evidente che venga fuori appunto osservando, sfogliando e vedendo quella che è stata il tuo percorso, la tua filmografia fino ad oggi. E arriviamo a diciamo così, a quello che è al momento il film sulla bocca di tanti. Un film che è stato ingiustamente, io spero, e spero che ci sia la possibilità di non dico riproporlo, perché poveretto, al momento è stato proposto solamente a Berlino e poco più, un film del quale io Non non so, ho non sai visto. allora la news che uscirà questo film a breve, non lo sai? Io purtroppo non so nulla, nonostante abbia fatto una piccolissima parte, però molto grato a Giorgio Diritti di questo, e quindi non esistono piccole parti, ma solo piccoli attori. Ma assolutamente, perché abbiamo la parte insieme, per cui mi confermo che eri giustissimo, sei giustissimo nella parte, anche perché diciamo che è un film basato molto su Antonella Gabù e quindi sulla figura di Eddie Germano. Gli altri sono personaggi che fanno parte della sua vita e quindi è un film anche corale in un qualche modo, c'è Elio e gli altri insomma che lo circondano, quindi anche tu hai hai il tuo spazio. In realtà è una notizia di questi giorni confermata perché, scusami, la 01 distribuzione lo fa uscire dal 19 agosto, Bravi, lo bravi. dico perché 19 agosto, quindi. dal 19 agosto. Lo so che è in estate, però io credo che sia anche giusto che esca perché se ne parla, devo dire, in modo molto benevolo perché ne parlano tutti, lo stanno tutti attendendo da un po' di tempo perché lo aspettano tutti, era previsto, se ti ricordi, per il 27 febbraio, poi siamo lì Assolutamente. il 4 marzo, 4 giorni e poi lockdown. Siccome però in questo tempo, grazie a Dio, grazie a Dritti, grazie al film, Grazie a si sta voi facendo anche, divertire. grazie A anche a tutti te, noi, perché un a film è tutti, tutti, si sì? stanno vincendo tanti premi
a far parlare, ne parla la stampa e tra l'altro oggi ne parla anche Repubblica dell'uscita del film, quindi insomma confermo che dal 19 agosto sarà nelle sale. Perfetto, e questo, dicevo, un film che è stato ingiustamente penalizzato proprio a pochissimi giorni dall'uscita dal lockdown, quando era nel pieno del suo lancio, perché non dimentichiamolo, gli cari amici di Berlino, che non sono mai troppo teneri nei confronti, ecco, del cinema italiano, invece lo avevano accolto con grande favore, con grande rilievo, al di là appunto dell'Orso d'Argento come miglior attore a Delio Germano, hanno comunque accolto il film nella sua interezza con grande favore, e quindi è stata un po' una beffa. A 2 giorni dall'uscita, la chiusura dei cinema è stata una ingiusta penalizzazione, come ovviamente tutti gli altri film che dovevano uscire. Ma io ricordo gli autobus di Bologna pieni nel retro di gigantografie del poster del film, e poi quando sai lì. Io stesso, che non ho visto nemmeno 30 secondi del film, pronto ad andare in sala, e sono rimasto, anzi addirittura ci doveva essere una premiere in Cineteca qualche giorno prima, e siamo rimasti tutti così. Sì, meraviglioso, tra l'altro. Sì, adesso infatti arrivo fra 2 secondi alle candidature. Mi permetto solo, Paolo, una battuta. La benevola indolenza romana, tipica indolenza romana, in questo caso non è stato un difetto, ma è stato un pregio. Perché se fossero stati, non so, in Svizzera avrebbero tolto il giorno dopo il lockdown tutte le locandine, invece siccome a Roma è tutto un po' slow, insomma, si va tutti molto tranquilli, molto sereni, e le locandine non sono state tolte, quello è stato un involontario, come dicevi giustamente tu, diciamo, propagandarsi diciamo, per un tempo. Tra l'altro, la cosa, come dici tu, per vederla in senso positivo, se il film usciva ai tempi, diciamo, suoi, a quest'ora magari appunto sarebbe già passato, ci sarebbero i nuovi film. Invece così Adesso con l'attesa è cresciuta, questa. vero? Straordinaria, così dicono. Che comunque erano legati alla sala, quindi anche lui non capiva se sarebbe stato meglio.
Guarda, pare che mi hai letto nel pensiero perché io all'inizio di questa trasmissione l'ho proprio detto, parlando di una bellissima iniziativa che sta facendo il Comune di Bologna nello specifico e non solo riportando il cinema in piazza dopo aver rischiato per colpa del lockdown di non per la prima volta dopo tanti anni di non poterci tornare, ma addirittura una cosa ancora più meritoria. Quella di portare il grande schermo nei quartieri e nello specifico nel quartiere Barca, un quartiere che negli anni ha rappresentato anche dal punto di vista dell'integrazione un momento importante. E dicevo, è molto bello che il cinema ci abbia supportato nel lockdown, i film ci abbiano supportato nel lockdown, ma non c'è niente di meglio che vedere un film, e qui sposo in toto le tue parole, sul grande, grandissimo schermo, e quindi assolutamente condivido quello che dici. Dopo ci sarà tempo per vederlo sulle varie piattaforme, ma così come il vento fa il suo giro. Così come l'uomo che verrà, del quale ho avuto anch'io l'onore di partecipare, che vinse il David nel 2010, Un giorno devi andare, anche questo, volevo nascondermi, Giorgio Diritti non ne ha fatti tantissimi, ma possiamo dire serenamente che, sono uno più bello dell'altro, e per arrivare al nostro volevo nascondermi, nastro dell'anno 2020, 7 nomination al Globo d'Oro, tra le quali, e qui incrociamo tutte le dita e quello che si può incrociare, anche quella per migliore attrice protagonista, che riguarda la nostra ospite di oggi, Paola Lavini, e che dire, cioè, è un film che già è stato riconosciuto proprio perché è stato visto a Berlino, prima ancora che noi, grande pubblico, diciamo, possiamo fruirne, quindi vuol dire che è una qualità eccelsa e indubitabile, insomma. Secondo me sì, guarda, io sono d'accordo con te, lo merita Giorgio Diritti, secondo me qui ha fatto un filmone, non, ovviamente non posso dire altro perché faccio parte di questo film come te, secondo me è un film che merita di essere visto, ed è un film, chiamiamolo, ecco, è anche questo, diciamolo, anche Giorgio Diritti che comunque sceglie nella vita, lo sai meglio di me, di rimanere a Bologna, quindi non di non venire a Roma, sceglie un percorso particolare, sceglie un percorso anche il suo faticoso, parliamo sempre di cineasti, insomma, parlavamo prima, no? Di percorsi importanti, di gavette, di provare a fare sempre il proprio film con coraggio, quindi perché anche in questo caso certamente c'è Elio Germano, ma insomma ci sono tanti volti, tante facce, tanta gente presa anche dai teatri, oppure anche volti che lui voleva e che erano giusti per i personaggi, magari non sono attori che hanno fatto una grossa carriera prima, insomma c'è un coraggio di fondo per poter dare uno spessore a quella che è la sua idea della vita di Ligabue e dell'Emilia Romagna, in particolare della campagna di Gualtieri dove Ligabue ha vissuto. Quindi anche questo secondo me è degno di nota notevole, insomma nota notevole, se non vi voglio ripetere, ma insomma già chi riesce, dico sempre, in un contesto molto complicato come quello del cinema italiano, a portare avanti un proprio, una propria idea di cinema, io sempre chapeau, anche se sbaglio un film, però che poi cosa vuol dire sbagliare, insomma, però porti avanti la tua concorrenza, la tua visione della vita, ma anche insomma, del cinema, dei principi, insomma, che io vedo spesso in Giorgio Diritti, in questo caso parliamo di lui, che dire, Elio Germano è un grande, però voglio sottolineare che è un grande film, perché infatti, come tu hai sottolineato, la stampa estera è veramente a tante nomination il film, quindi forse anche rispetto agli altri, anzi sicuramente è quello che ne ha di più, quindi in un qualche modo, insomma, sono, anche le musiche per esempio sono stupende, veramente, le sentite anche nel trailer, per cui insomma ci sono tante nomination perché è un film che rimane, ma io ricordo anche Berlino, c'è cioè, gente che è uscita, anche i giornalisti che sono usciti di là da questo film, intanto perché la storia di Antonia Ligabue è un film
po' Orfeo, voglio dire che la storia forse è portata all'ennesima potenza di tutti noi artisti. Lui si Sì, è vero, definisce è vero, è vero, verissimo. diciamo di lei, l'artista, quindi L'artista. l'artista che ha una vita complicatissima. Io adesso non conosco la sua, ma devo dire che chi fa l'attore veramente, io parlo non quello che tutti pensano che noi siamo, cioè apparenza, immagine, ma il vero attore, il vero artista ha dei mostri dentro con cui ha a che fare per tutta la vita e su cui lavora. E quindi la propria sensibilità, le difficoltà nella vita, dall'inizio della vita, spesso sono vite importanti. Quella di Ligabue, Antonio, è veramente una vita complicatissima, fatta di tanta difficoltà di amore, di mancanza di amore, da partire proprio dalla famiglia. Quindi arriva dall'estero, insomma, a Gualtieri che non sa neppure parlare, quindi ha una difficoltà anche di parlare con le persone. Infatti i suoi interlocutori alla fine sono gli animali. Lui Certo. riesce a riprodurre i suoni degli animali, parla con la campagna ed è poi quello che arriva a dipingere principalmente sui suoi quadri, con toni però molto accesi, perché quello che mi ha colpito di Antonio Ligabue, e ringrazio Giorgio Dritti che me l'ha fatto rileggere in un qualche modo, è quello che però questo artista dentro, pur con tutte le difficoltà, riconosceva di essere brutto, diciamo, perché nel film vedrete. Dice spesso sono brutto, Come dico diciamo. sempre io, come dico sempre io parlando del sottoscritto, insomma, cioè. No, vabbè, ognuno poi, ma lo dico anche di me, lo so che adesso dirai tu, non è vero, però io spesso da ragazzina ho sofferto, guarda, ho sofferto nel senso, ho affrontato il bullismo, il razzismo, perché poi sono figlia di una donna del sud. L'ho detto anche a Giorgio, mi sono ritrovata molto in questa storia, che però è una storia di vittoria. E perché? Perché partiamo da un personaggio, da una persona in primis, da una persona che vive delle difficoltà grandissime, di mancanza di genitori, infatti parte il film anche dal rapporto con la madre, della difficoltà con le donne, perché col fatto che è brutto e in un qualche modo si sente brutto, perché non c'è un brutto nella vita, ma si sente brutto, si sente che arriva come un po' una figura quasi proprio uno straniero, è sempre uno straniero che viene guardato sempre in modo difficile Sì. da parte di tutti, però fondamentalmente è un buono che all'inizio è molto povero, poi soffre veramente di problemi psichiatrici, quindi viene anche messo in manicomio, quindi ha una sofferenza dentro che però riesce a mettere su questi quadri fin da quando arriva, insomma, a Gualtieri. E questa sua però difficoltà in realtà si tinge di colori molto accesi, molto belli, molto, come dire, molto forti. Quindi lui ha un senso della vita notevole dentro e non solo grida in un qualche modo, se non lo può fare con le sue parole, perché parla sempre male in italiano, poi anche in dialetto parlerà sempre male questa lingua di questo paese in cui si è andato a rintanare, però lo riesce a fare attraverso a urlare io esisto. E questo io esisto, lui poi dichiara molto spesso, sono artista me, sono artista, io lo traduco, anche se ovviamente è uguale al bolognese, però Certo, più o meno. certo. E quindi un giorno mi riconosceranno e lo dice durante il suo percorso di vita. E così è stato. E guarda, mi vengono i brividi a dirlo perché poteva decidere, poteva essere la sua vita e tu sai che lo paragonano sempre a Van Gogh, no? Certo. Ma a differenza di Van Gogh, lui ce l'ha fatta durante la sua vita. Quindi la cosa commovente di questa persona che sì, ha sofferto in modo L'indicibile, veramente diciamo, l'indicibile. indicibile, guarda, mi vengono veramente i pianti mentre lo dico, indicibile con le donne, ha sempre avuto rapporti molto difficili, sapeva che avrebbe dovuto sposarsi perché socialmente si fa così. Lui Certo. in diverse filmati che si vedono, e tra l'altro anche nel film, chiede solo dammi un beso, dammi un bacio, che per Poverino. lui è il massimo Il massimo, sì. dell'affetto che chiede ad una donna. E riesce però attraverso la sua pittura a farsi riconoscere. Ma perché ci crede lui? Perché io vorrei dare questa cosa, perché a volte ovviamente anche io mi sono sentita brutta, mi sento brutta, mi non capace, come tutti gli artisti. Beh, però cioè, se ce lo riconosciamo noi, alla fine qualcuno da qualche parte ce lo riconoscerà.
l'avevo già visto ovviamente lo sceneggiato, insomma, però mi ha insegnato molte cose, in primis perché anche io nasco da quelle parti, quindi il rapporto con la campagna, con gli animali, io sono nata veramente anch'io in mezzo alle galline, in mezzo alle mucche, in mezzo a mio Certo. nonno era un mezzadro, quindi sono nata veramente in mezzo agli animali, ne avevamo tanti, e alla campagna, e quindi ho capito perfettamente quello che poteva essere il suo stato d'animo nell'isolarsi quando non vieni ascoltata, isolarsi in mezzo ai campi, alle campagne, perché la natura ci parla e ci ascolta, se solo noi riusciamo a farlo in modo pazzesco, in modo veramente forte, e a volte non riusciamo a fermarci noi. Siccome io ho questo incipit nella vita abbastanza simile, lo dico perché veramente mio nonno era, insomma, erano dei contadini, quindi ho vissuto questa prima parte in questo modo, sono proprio riuscita a capire, e per me lui che ce la fa, pur nonostante queste sembianze un po' particolari, che lui si definiva brutto, spaventava un po' anche i bambini, però poi i bambini sono riusciti in un qualche modo, l'hanno bullizzato, ma poi amato, perché poi alla fine ce la fa, e facendocela, ed è il mio personaggio che lo incontra in una seconda parte, addirittura arriva ad avere l'autista, arriva a comprarsi il cappotto, c'è una, vabbè, riveliamo, no, no, non posso dirlo, però c'è una scena bellissima in cui lui non si separa da questo cappotto, perché il cappotto, lo sappiamo, è segno di ricchezza in sì, è qualche vero, modo, è quando vero. fino a poco prima aveva vissuto gli stracci e dormiva nelle stalle, voglio dire, quindi, però rimane sempre un generoso, è un generoso, è uno, e quindi rimane sempre. Però io voglio sottolineare che il film, secondo me, lo farà vedere, è comunque convincente. Una vita difficile, ma ce l'ha fatta, tra l'altro durante la sua vita ce l'ha fatta a essere riconosciuto, e quindi in un qualche modo spero, per la vita veramente di Antonio, non di Ligabue, ma di Antonio che era l'HV, che qualche cosa abbia appianato nel suo cuore. Se non è riuscito a farlo con le donne o con la famiglia, in un qualche modo però quest'arte è stato riconciliarsi con la vita. Come diceva qualche critico, giustamente, secondo me, Giorgio Diritti ha messo in rilievo la vita degli umili, diciamo che di coloro che la società, spesso appunto ingiustamente come in questo caso, considera gli ultimi, però che come hai detto giustamente tu, poi invece ce la fanno. È anche un'esortazione in un'epoca come questa, dove conta l'immagine, dove se non sei bellissimo sei considerato un nulla, eccetera, eccetera, che invece no, non è così, perché se tu hai anche un solo talento nascosto da qualche parte, devi credere in questo tuo talento, devi avere la forza per difenderlo, perché un talento è sempre un dono dall'alto che va conservato, e alla fine l'insegnamento di questo film è che ce la si può assolutamente fare contro tutto e contro tutti, e poi dopo, come vedi, la gente poi impara anche ad amarti. E volevo chiudere annotando una cosa di appunto di Elio Germano, che tutti dicono, perché ripeto, io devo ancora vedere 20 secondi, che l'interpretazione è stata straordinaria, e non ho assolutamente nessun dubbio in merito, però do anche merito al regista, a Giorgio Diritti, perché come tu ben saprai, tu puoi avere Paolo Lavini un grande talento, poi però non tutti i film che uno va a, diciamo, a recitare, che uno va a interpretare, nei quali uno va a lavorare, riescono nella stessa maniera. Per tanti motivi, anche se uno magari ci mette lo stesso impegno, ecco, secondo me lì il lavoro del regista, di un grande regista, nel tirar fuori il meglio da un attore, cioè non dire vabbè, lui lei è Paola Lavini, lui è Elio Germano, lascia che vadano, ma cercando di assecondare, di aiutare, di far venire fuori il meglio di questo talento, ecco, un grande regista che sa fare questo, poi contribuisce poi a quello che abbiamo detto prima. Assolutamente, poi io dico sempre che un film è di tutti, anche tuo, nel senso che tu, perché anche tu fai parte del film, lo dico sempre che secondo me un bel
film in generale, quando è veramente un bel film, è sempre un gioco di squadra. Certamente Elio ha un ruolo predominante, Germana e Lana conferma il suo talento. È un bel film per tutti, insomma, un bel film con tanti personaggi, con tante immagini stupende. Quindi quello che dici tu hai ragione, se poi non abbiamo una direzione importante, una direzione veramente che ci segua, che ci aiuti, che ci metta in luce, perché anche questo è Eh importante, sì. anche magari anche il mio personaggio in realtà non ha tantissime scene e per questo sono anche più orgogliosa, come possano avere dei protagonisti degli altri film che sono candidate, quindi sicuramente mi ha dato un'opportunità, io l'ho sfruttata, o meglio ha sfruttato la sua, ma mi ha messo in luce sicuramente, ha dato luce a questo ruolo, a questa pina e quindi assolutamente hai ragione, per quello che parlo spesso anche di Giorgio Diritti, perché se ne parla anche in quel di Roma, come un grandissimo regista, quindi... Anche perché Paola ha detto appunto Pina nel film, se a maggior ragione dici io non ho, se la parte che viene affidata, diciamo così, che poi come sempre può sembrare banale, può sembrare una frase fatta, non esistono piccoli ruoli ma solo piccoli attori e nel mio caso mai diciamo definizione più indovinata, ma scherzi a parte, è proprio lì la grandezza non solo di chi ti ha diretto, ma anche di te che hai interpretato, perché mettersi in luce magari con ruoli meno, diciamo così, predominanti rispetto alla concorrenza, però avere una candidatura come migliore attrice per il protagonista per i Globi d'Oro dalla stampa, severissima stampa straniera. Beh, io penso che sia un grande riconoscimento di un grande lavoro svolto, Paola. Lo penso anch'io, che sono un po' più primo in materia perché sono l'oggetto di questa cosa, per Vabbè, cui lo dico questo è io. certo che dico, lo dici tu, ringrazio la stampa estera che veramente ha guardato in fondo a questo film, come in Esatto. fondo a tutti i film che sono candidati, però ho visto un'attenzione su tanti ruoli che sono candidati, un'attenzione particolare, quindi chapeau anche al cinema italiano, come, insomma è un cinema che fa sempre parlare. È un cinema che vedo che, anche se diciamo sempre da anni che è in crisi, in realtà sì, probabilmente non abbiamo tutti i soldi che ha sicuramente il cinema, in primis quello statunitense, però abbiamo idee enormi, abbiamo un cinema che piace ancora oggi, perché non, mi piace dire sempre a tutti che non è vero che siamo rimasti fermi al cinema degli anni 70, certamente abbiamo i grandi maestri, il grande cinema degli anni del post-guerra, nessuno toglie niente a quello. Però ce n'è anche di oggi, gli attori di oggi comunque sono riconosciuti, in primis no, parliamo di Paolo Sorrentino, per dire uno a caso, ma neanche troppo a caso, ma comunque questi film, anche quello di Giorgio Diritti, ha già avuto riconoscimento all'estero, già viene visto Giorgio diverse volte, anche col suo cinema è andato oltralpe, quindi è un Certo. cinema che è nostro, che viene comunque riconosciuto in tutto il mondo. Poi ecco, probabilmente abbiamo tantissima produzione rispetto agli anni 60 televisiva, insomma, quindi c'è una concorrenza diversa tra cinema e televisione, però io voglio dire sempre che la nostra non è mai stata una grossissima industria a livello finanziario, di grandi numeri, di grandi cifre, ma sicuramente di grandi film. Io ne sono convinta. No, no, assolutamente di grandi film sì. La cosa che io rimarco e che tutte le volte che posso sottolineo è che, come hai detto e sottolineato tu nel caso di Giorgio Diritti, abbiamo tanti, paradossalmente molto di più di quello che magari si può trovare in giro per il mondo, di bravi giovani e anche non giovani autori in rampa di lancio, e dobbiamo avere semplicemente il coraggio di assecondarli, di aiutarli, perché il talento appunto non si è disperso, assolutamente no. Dobbiamo solo avere, e parlo questo a livello produttivo, il coraggio di non guardare alla cosa che fa come
tanto lo fanno già gli americani, no? I film di cassetta, la commedia di cassetta, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo puntare su quello che è sempre stato, sin dagli albori, il nostro fiore all'occhiello, cioè la qualità. Paola, io so che tu devi scappare, ti ho trattenuto anche troppo, che chiudo questa bellissima chiacchierata con una frase banalissima e di rito, però diciamo imprescindibile anche per i nostri ascoltatori. Cosa bolle, anche se adesso abbiamo appena messo sul pentolone, per usare una metafora, diciamo così, di cucina nel calderone dei prossimi impegni, lavori, se puoi già anticiparci e svelarci qualcosa, diciamo, del tuo futuro. Tra l'altro non mi sono fermata neanche durante il Covid, Ecco. nel senso che ho fatto un film da casa, da remoto, che in Sì. realtà non sta conoscendo proprio perché insomma, abbiamo interessato alti livelli, ma non posso ancora anticiparvi Certo. nulla, da festival, eccetera, eccetera. Bellissimo. E quindi si chiama Cinema Non Si Ferma, dove abbiamo girato diversi episodi riguardo il Covid, ma in modo ironico, quindi è una commedia. Certo. Con tanto di, diciamo, con tutta la macchina cinematografica, nel senso che c'è una regia di Marco Serafini che stava in Germania, con un direttore della fotografia che ci seguivano tutti da Skype, e noi abbiamo ripreso ovviamente con gli smartphone, proprio nei tempi di Covid in cui non si poteva uscire, e quindi con i nostri operatori di macchina, o erano i nostri compagni di vita, il nostro cugino, insomma, quelli che vivevano in casa con noi. Però con una regia con sceneggiature, con tutto, I insomma, crismi. sceneggiature importanti, quindi con tutti i crismi, sì, addirittura con gli ordini del giorno, con i collegamenti che oggi ci permettono i nostri cari computer e internet, e quindi anche questo è Cinema Non Si Ferma con io, Margherita Cucinotta, Remo Girone, Caspar Capparoni, Nicola Svaporidis, Jane Alexander, Ignazio Oliva, insomma ci sono tantissimi, no? C'è anche Tito Brass che fa un bellissimo ruolo e io sono in un episodio, ognuno di noi fa un episodio con un altro personaggio e ho dimenticato sicuramente qualcuno dei miei colleghi, ma insomma Karin Troia col suo compagno, insomma ce ne sono tanti, andate a vedere su internet. Ecco, io faccio un episodio che si chiama Il Modulo, che se vi ricordate poco tempo fa avevamo l'obbligo di Sì, autocertificazione sì, sì. che ci creava un po' di problematiche. E quindi io ho il mio alter ego, in questo caso il mio collega e mio padre è Remo Gironi, quindi ho potuto lavorare anche con un altro mostro sacro che ho sempre ammirato, che è Remo Gironi, dalle nostre case. E poi prima del Covid io ho un po' produzioni di film importanti, uno è con un titolo meraviglioso che è Anima Bella, che è la seconda opera di Dario Albertini con la regia di Dario e con la produzione che è BB Film. Quindi stanno montando, noi avevamo appena finito di girarlo, per fortuna durante i tempi non sospetti, a fine gennaio stanno montandolo, quindi quello è. Finiremo a breve un altro film che era rimasto sospeso, che questo è internazionale perché c'è la grande Claudia Cardinale, l'abbiamo girato in Tunisia, si Sì, ho chiama visto qualcosa. L'Isola del Perdono, e giriamo in siciliano, in francese e in arabo, quindi è una miscuglia di razze e di lingue. E quindi mancano gli ultimi 2 giorni che si faranno, insomma, appena si può rimettere in senso la macchina, nel senso che adesso ci sono difficoltà anche proprio di poter volare tra la Tunisia e Eh l'Italia, sì. e lo finiremo e sarà anche quello in post-produzione. Questo è quello che ti posso dire di certo. Perfetto, perfetto. E io ti ringrazio davvero di cuore, dando appuntamento a tutti al 15 di luglio del 2020, perché c'è appunto la serata delle premiazioni, correggimi se sbaglio, del Globo d'Oro, con, ripeto, la nostra Paola Lavini, candidata per il Globo d'Oro come miglior attrice protagonista per Volevo nascondermi di Giorgio Diritti e per l'uscita di Volevo nascondermi, appunto, il 19 di agosto di questo sempre tormentato 2020. Paola. Informatevi voi dove sarà nelle sale, sicuramente in Emilia Romagna, perché sottolineiamo che tra l'altro questo film è molto emiliano. Tu che Sì. sei di Bologna, la sovvenzione e il supporto dell'Emilia Romagna Film Commission, quindi non so dove sarà in Emilia Romagna, ma sicuramente sarà in più posti possibili.
Noi speriamo anche, ho un sogno di vederlo, seppur giustamente distanziati, negli schermi, appunto, nello schermo di Piazza Maggiore e negli schermi che il comune sta approntando appunto nei quartieri. Quindi qui io parlo molto egoisticamente di Bologna, ma vedere, volevo nascondermi sullo schermo gigante nella meravigliosa cornice, di Piazza Maggiore sarebbe straordinario. Paola, scusami ancora che, per averti trattenuto, ma per noi di Radio e TV Digitale è stato veramente, e non lo dico assolutamente per conformità, sono veramente molto felice di averti avuto e onorato di averti avuto nostra ospite. Un abbraccio grande, per adesso virtuale, speriamo tra non troppo, diciamo così, reale. Grazie mille a Paola Lavini. Buona serata, Paola. Sì. Dico come per Antonio Ligabue, che spero mi ascolti dalla sua e abbia la giusta anche lui con questo film Proclamazione Universale a Dagombese, ecco, un E beso, io lo accetto molto volentieri, come l'avrebbe accettato il buon Antonio. Ciao, ciao, grazie Paola, ciao, grazie grazie. mille. Eccoci, abbiamo un pochino sforato, queste sono le 21:09, vado quindi, mi appresto a chiudere questa meravigliosa puntata con una straordinaria Paola Lavini che ringrazio veramente dal profondo del cuore, che oltre ad essere un'amica, un'attrice, soprattutto un'attrice straordinaria e della quale abbiamo cercato di tratteggiare una volta di più le sue qualità straordinarie, le sue grandi doti. Io chiedo scusa a un grande amico quale Andrea Fantoni, ma la puntata si è allungata proprio per la chiacchierata molto interessante, ma con l'amico Andrea recupereremo assolutamente il prossimo venerdì. Ringrazio tantissimo Nevio in regia per il supporto dato anche in una serata per lui un po' di difficoltà, e mando un grande abbraccio anche a lui da Orfeo Orlando per Spettacolo Orlando. Una buona serata a tutti voi e ci sentiamo venerdì prossimo. Buona serata a tutti, buon ovviamente weekend a tutti, in questo caso buon cinema a tutti quanti.